La storia di Achille è principalmente narrata nell'Iliade, un'epica greca attribuita all'antico poeta Omero. Achille è uno dei protagonisti principali del poema e viene descritto come un eroe greco leggendario e un guerriero formidabile. Ecco una breve panoramica della sua storia mitologica. Achille è figlio di Peleo, re dei Mirmidoni, e di Teti, una ninfa marina. Secondo la leggenda, sua madre lo immerse nell'acqua del fiume Stige per renderlo invulnerabile, tranne che per il tallone con cui lo teneva. Da qui deriva il termine Achilleo o Achilleo tacco per indicare un punto debole. Durante la guerra di Troia, Achille viene chiamato dai greci per combattere contro i troiani. Tuttavia, si arrabbia con il re Agamennone perché quest'ultimo gli sottrae la sua schiava preferita, Briseide. In risposta, Achille si ritira dal combattimento e si rifiuta di partecipare alla guerra, causando gravi perdite per i grei. La morte del suo amico intimo Patroclo per mano dell'eroe troiano Ettore scatena la furia di Achille. Decide quindi di tornare in battaglia per vendicare la morte di Patroclo. Indossa nuovamente la sua armatura e si lancia nell'azione, uccidendo molti troiani, incluso Ettore. Tuttavia, Achille è destinato a morire giovane. Secondo la leggenda, viene colpito da una freccia avvelenata al tallone, il suo unico punto vulnerabile, scagliata da Paride, un principe troiano, con l'aiuto del dio Apollo. Achille muore di questa ferita. Dopo la sua morte, inizia una disputa tra gli Achei su chi debba ricevere così le sue famose armi. Questo porta all'episodio di Odisseo e Aiace che si contendono le armi di Achille, un conflitto che viene risolto in favore di Odisseo. La storia di Achille è intrisa di tragedia, coraggio e gloria, ed è una delle narrazioni più iconiche della mitologia greca, che continua ad ispirare opere d'arte, letteratura e cinema fino ai giorni nostri.